da oggi è ufficiale, ci sono i nomi dei 1000 aspiranti parlamentari italiani. Chissà come verranno divisi tra i diversi partiti. Quello che già si può dire è che però c'è stato un gioco, questa è la realtà, non la finzione che ci stanno raccontando, c'è stato un gioco per capire quelli che sono sicuri, sono sicurini, sono incerti, sono trombati sicuramente. Ma il tema fondamentale è che in queste elezioni c'è il paracadute. Sostanzialmente, non vi sto a rompere le scatole, ci sono alcuni collegi che non sono così sicuri, e allora quando il collegio non è sicuro ti becchi un bel posto nel listino proporzionale, e cioè in quel listino in cui anche se non ti votano in Parlamento ci vai. È il cosiddetto appunto paracadute. Quello che mi fa sorridere è che questa legge elettorale, i partiti la stanno sfruttando alla grandissima, in questa legge elettorale ci raccontano il Parlamento come un ufficio di collocamento in cui tutti hanno una seconda chance, una seconda opportunità. Chi è più amico del segretario o del leader o del caudillo del momento può riuscire a trovare un lavoro per i prossimi 5 anni. Bene, nella società che cambia, nella società digitale, nella rivoluzione dell'incertezza, noi che siamo là fuori, cioè 60 milioni di italiani meno 1000 parlamentari, viviamo nell'incertezza, nel paracadute che non c'è. Perdi il lavoro? Te lo devi ritrovare. Non hai un lavoro stabile? Beh, vabbè, è questa la vita. La tua impresa non funziona come dovrebbe perché ci sono cinesi, russi, americani che ti fanno un mazzo così? Il mercato, bellezza. Nella politica il mercato non c'è. Loro decidono dove piazzarti e poi dopo il paracadute si apre se sei uno di quelli importanti che non può rischiare di aver fatto un mese di campagna elettorale senza il seggio sicuro. Beh, insomma, questa è la realtà. La finzione è che correrà il meglio del paese a rappresentarci. Queste liste, a destra, a sinistra e al centro, sono una favolosa imbarcata su un C-130 dell'aeronautica in cui tutti si gettano e sanno che il paracadute si aprirà al momento giusto.